Bene amici di Ciocomo, in una giornata decisamente difficile per la viabilità a Como, abbiamo trovato in questo momento anche qua in Piazza del Popolo il comandante della Polizia Locale, Donatello Ghezzo, con il quale facciamo un po' il punto della situazione, perché il comandante poche ore fa, due ore fa, è stato chiuso il lungolago. Esattamente. Per l'esondazione ovviamente, e adesso che cosa sta succedendo? Vediamo che in effetti siete qua tutti al comando praticamente al completo, è una situazione di emergenza, chiaro. Beh, abbiamo dovuto gestire la chiusura del lungolago con i piani concordati in questi casi, quindi di fatto deviamo il traffico che prima percorreva il lungolago in Piazza Roma e via Cairoli e l'utilizzo della corsia preferenziale davanti al municipio. Quindi quella corsia lì davanti dopo il comune si può utilizzare? Esatto, quindi praticamente abbiamo sospeso tanto il divieto di transito nella corsia preferenziale quanto la ZTL in Piazza Roma, Piazza Cavour e via Cairoli. Quindi è possibile tranquillamente utilizzare questa viabilità normalmente preclusa al transito dei non autorizzati anche per bypassare la chiusura del lungolago. Siamo a Piazza del Popolo qua, comandante, vediamo che c'è la deviazione, cioè qua ci sono i cartelli che dicono Cernobbio, Svizzera, Milano, Varese, insomma per chi deve andare in Svizzera, diciamo dalla parte di Cernobbio, passa davanti a Piazza Cavour, giusto adesso? Davanti a Piazza Cavour, sì, i cartelli sì. Qui sono stati studiati per evitare un'intersezione tra i flussi di traffico, quindi facciamo in modo che tutti girino svoltando sempre a destra. Esattamente, quindi si può andare avanti di qui e poi ci sono tutte le indicazioni, anzi magari proseguiamo un attimo solo per dare due indicazioni pratiche, ecco, ai nostri telespettatori, comandante. Quindi, vede lì più avanti è stato indicato il percorso alternativo per la Svizzera e adesso a brevissimo si provvederà anche, gli operai sono qui, gli operai del comune che stanno come vede coprendo la segnaletica della ZTL che è stata momentaneamente sospesa. Ah ecco, perfetto, questa è una cosa molto importante, quindi vedete cari amici il percorso consigliato, ecco, dalla parte diciamo verso il comune, comandante, per andare per coloro che vanno verso l'autostrada, Milano, bravo, perfetto. Mentre verso destra per la Svizzera o Cernobbio. Ecco, esattamente, ecco qui, vedete il cartello, qui siamo davanti al sociale, dove c'è proprio questo, e qui ci sono gli operai che stanno appunto coprendo. Senta, comandante, le chiedo un'ultima cosa, cosa si sente di dire? Siamo in diretta appunto ai nostri... Sento di dire che ci vuole un po' di pazienza. Certo. Purtroppo le previsioni non sono positive, nel senso che in questo momento il flusso di acqua all'interno del lago è molto superiore rispetto al deflusso e quindi presumibilmente continuerà a salire. Continuando a salire continuerà a interessare il lungolago con la necessità di mantenere questa viabilità alternativa. Quindi il lungolago sarà chiuso per il momento, non si sa per quanto ovviamente. No? Non si sa per quanto, ma di certo sicuramente fino a domani, poi vedremo come evolgeranno le cose. Bene, allora perfetto, rivediamo ancora qui la situazione, facciamo ancora il riepilogo, deviazione verso l'autostrada passando davanti al comune, corsia preferenziale che si può percorrere, percorso invece per la Svizzera a Cernobbio passando davanti a Piazza Cavurso, passando appunto a ridosso degli hotel, e queste sono le novità importanti che ci ha dato il comandante, che saluto e ovviamente ringrazio. Comandante, grazie. Grazie a voi. Grazie della cortesia.